Ed eccoci qui amici, siamo sempre pronti per regalarvi nuove ricette e nuove emozioni con il nostro chef Marco Caldora del ristorante Caldora Punta Valle Vo. Grazie signore, grazie. E anche oggi facciamo un piatto sempre molto semplice, molto legato ai pesci indigeni, ai pesci locali. Proprio. Pesci di qui di fronte, che ogni tanto li vediamo che guizzano, no? Veramente qui c'è un paesaggio mozzafiato. Bellissimo, veramente questa terrazza che poi il nostro chef adesso ha anche chiuso per fare in modo che anche d'inverno si possa godere del panorama meraviglioso che è veramente anche il punto di forza di questo posto oltre alle bontà che, beh, a Natale abbiamo fatto quella bella puntata con Antonio Di Gioacchino e Concezio Gizzi, abbiamo fatto quella bella puntata a Natale all'aperto quasi, quindi è vero? Sì, giornata bellissima. Allora, niente, dopo Natale, dopo sto salmone che a me non tanto mi piace, usiamo un pesce rosa che è il rosciolo. Il rosciolo sarebbe la... E dillo che è il tuo pesce preferito, le triglie. Lui ha una passione innata per la triglia, gli piace. A me mi fa impazzire la triglia arrosto. A me la triglia arrosto secondo me non ha eguali. La triglia arrosto, per l'arrosto la triglia, per altre cose mi piace lo sgombro. Poi, Io non amavo la triglia, ho imparato ad amarla grazie a te. La triglia va, perché si fa, ci sono un sacco di dicerie, non dicerie non vere, dicerie vere, però non vuol dire che siano deterrenti, ecco, esatto, che siano dequalificanti, come si può, quale può essere il termine giusto, perché certo, la triglia è un pesce comunque della nostra storia. E quindi dobbiamo imparare anche a cucinarlo e a valorizzarla. Sì, e oggi facciamo una triglia, facciamo uno spaghetto, sì, lo facciamo con triglia e cicoria. Perfetto. Quindi proprio sarà abbinamento, sì, mare orto, orto mare, perché noi la cosa tra bocchi è fatta così, e quindi abbiamo bisogno di triglia, aglio rosso e salmone rigorosamente. Assolutamente, siamo in Abruzzo. Una cicoria l'abbiamo semplicemente sbollentata. Un po' di pane, una fetta di pane raffermo, l'abbiamo fatta a dadini e l'abbiamo tostata in forno oppure in padella, come preferite. Andiamo a dare una nota croccante. Un po' di sale, un po' di prezzemolo e un goccino di vino bianco. E ci siamo. Allora, abbiamo la padella, mettiamo olio. Sì. Un bel filone d'olio. Sì, mettiamoci. Beh, con questo dobbiamo andare a fare il condimento, quindi comunque ci serve. Prendiamo poi il nostro aglio. Qua l'aglio, sai, invece di metterlo con la scorcia, stavo dicendo. Vabbè, dai, lo possiamo dire. Siamo in Abruzzo con due B. La scorcia si può dire, la scorcia. Invece metto con la camicia. Devo dire con la camicia, con la buccia. Ecco, l'andiamo a... Grazie Federica. Grazie Federica. Scappa lei quando vede la telecamera. Ma è bravissima Federica. Devo dire che il nostro chef ha uno staff in cucina veramente eccellente. Eccellente. Oltre ad avere un fratello meraviglioso che è proprio non gli somiglia per niente. È un po' pesantuccio, però dai. Non è vero, perché è anche dimagrito. È quindi vero. Fatti vedere, vieni qua. Chiamiamolo. Vieni Luca. Vieni. Tutto live. Ecco, facciamo qua, stai vicino a noi. Stai vicino a noi. Senti, vi rubo la scena, dai. Senti, ma quando è che mi fai tu una ricetta? Quando liquidiamo lo chef, dai. Poi, mamma, se comincio a cucinare vieni. Poi... Lo potremmo anche fare, perché tanto comunque se cucini tu non è che ti metti un paio di baffi, certo, dagli occhiali a Marco, sì. Siete sì, uguali, sì, vero? Certo. Adesso stiamo bisticciando, quindi dice, ognuno aprirà il ristorante suo, ma se apri il mio e cucino io, poi lui chiude. Io poi vengo a fare le puntate date, certo, da lui, non ci vado più, perché lo faccio passare. Già lui ha... I vecchi li lasciamo... Esatto. Si sta impegnando, guarda quanto è bravo a sfilettare. Sì, sì. È bravo, dai. Sì, siete veramente una gran bella squadra. Questi sono i coltelli che io ho comprato io, vedi? Sì, questo è regalo dell'anno scorso, mio fratello, a Natale mi ha regalato. Visto? E quest'anno che regalo hai fatto? Quest'anno ci devo ancora pensare se lo merito o meno. Io sono dei pochi complimenti, però poi lo dimostro in altri modi. Sì, è vero. Va bene Luca, ti lasciamo bene, al tuo lavoro, dai, allora. Buona giornata. Eccoci qua, si è emozionato. Grandi i nostri gemelli Caldora. Devo dire che all'inizio Luca ti dava suggerimenti, sì, perché tu eri tutto così timido, impacciato, si inibiva il nostro chef di fronte alla telecamera. Invece adesso... Sì, vabbè, adesso... Mi dice, se non te la senti, presento io. Ogni tanto, sai, già uso a dire
Prego. Ora qua abbiamo messo l'aglio, sì, l'abbiamo tagliato proprio, lasciamo proprio il pezzettino sottile. Ce lo possiamo anche mangiare. Sì, così anche croccante, lo lasciamo apposta per lasciarlo proprio nella pasta, perché, okay, perché dobbiamo dare importanza sia alla triglia che alla cicoria, quindi abbiamo bisogno di un forte che è l'aglio. La triglia l'abbiamo sfilettata. Mettiamo tutto in padella. Ah, pure? Sì, sì, mettiamo tutto in padella. Perché questo ovviamente va a dare sapore, giusto? Sì, sì. Un altro filettino invece lo facciamo a pezzettini, a dadini proprio. Questo adesso è grande la triglia, ma se sono più piccolo ce ne mettiamo uno in più. Ok. Un filetto lasciamo intero, facciamo scottare bene. Mazza che profumo! Quanto mi piace l'odore dell'aglio tostato, chef! Sì, sì. E la cicoria? Aspetta, stai calma. Io sono furiosa, chef. Ecco qua, togliamo un filetto, lo lasciamo intero, mettiamo da parte. Qua stiamo soffriggendo tutto. Sfumiamo con un goccino di vino bianco. Ed eccoci qua praticamente, chef. Abbiamo sfumato. Abbiamo sfumato ampiamente. Ampiamente, mettiamo la cicoria. Eccoci la cicoria qua, che abbiamo fatto precedentemente, sì, sbollentata. Sì, semplicemente sbollentata, lasciamo proprio anche le croste, deve essere molto, perché la triglia è un pesce, non è nobile, quindi possiamo tranquillamente lasciare. È un piatto rustico questo. Molto rustico, perfetto. Qui mettiamo questa cosa, un po' di fumetto. Sì, sì, un po' di fumetto di pesce. Facciamo bene. Si può dire che praticamente facciamo cuocere un altro po', ma il condimento è questo. Il condimento è questo, sì. Pizzico di sale. Okay. Il condimento è quasi pronto. Abbiamo messo da parte la pasta, sì, sì, la pasta ovviamente l'abbiamo già cotta per motivi di tempi. Non dobbiamo far vedere come si cuoce la pasta. Assolutamente no. Prendiamo la pasta, andiamo a saltare spaghetti. Adesso. Che appunto, bello. Appunto lasciamo un po' di liquidi. Eh sì. E mettiamo i spaghetti. Ecco qua. Ecco qua. Facciamo assorbire tutta la... Anche molto veloce questo piatto. Sì. Rustico, facile. Facciamo bello amalgamare. Vedi, l'amido stesso della pasta, sì, comincia a tirare. Sì, sì. Infatti secondo me è proprio un passaggio importante da fare, quello proprio di far saltare la pasta nel condimento, magari facendo proprio ultimare tutta la cottura della pasta proprio nella pentola dove abbiamo preparato il condimento, perché come dice il nostro chef, ovviamente utilizzando un'ottima pasta, ma qui in Abruzzo veramente ne abbiamo l'imbarazzo della scelta, sì, perché i pastifici abruzzesi sono tutti eccellenti, veramente abbiamo dei pastifici che fanno dei prodotti eccezionali, e quindi avendo quest'amido praticamente c'è tutta quella cremosità che insomma Jennifer rende il piatto bellissimo, gustosissimo. Eccoci qua. Qua andiamo a sistemare. Voilà. Quanto bella. Anche molto leggero secondo me questo piatto, sì, cioè sì, leggerissimo. Sono tutti piatti perfetti per dopo le feste. Ci siamo belli rimpilzati un po', di tante cose. Allora le feste ci piacciono, le cose corpose. E ci vogliono, chef, sennò che feste sono. Sì. Voilà. Che bella salsina. Qua ci siamo. Mettiamo semplicemente un filo d'olio a crudo. Che meraviglia. Prendiamo il nostro pane croccante. Che cos'è questo piatto, chef? Questi sono i piatti che piacciono a me, sai? Un po' di croccante di pane, non per la nota croccante, ma perché ci sta bene. Perché ci sta semplicemente bene. Prendiamo il filetto che avevamo lasciato da parte, ce lo mettiamo sopra. Che Eccoci bello. Qua. Qui abbiamo un piatto
Vero. Abbiamo le abitudini della costa dei trabocchi, abbiamo l'orto, abbiamo il mare, abbiamo la triglia, abbiamo la nostra splendida terra che è qui, servita in un piatto, veramente, nella sua grande verità, nella sua essenza proprio forte e gentile. È vero. Grazie chef, grazie a voi. A domani. Chi soffre della gastrite meglio che beve lontano dai pasti. E evita assunzione di alcuni alimenti che stimolano acidità dello stomaco, come il caffè, cioccolato e il tè.